La storia di tutti. No, ma infatti già sfogliando io mi sono immerso in tante cose che fanno parte della mia storia. E mi si domanda, qui all'inizio c'è una lettera di un signore, io l'ho voluta pubblicare, una mail che mi è arrivata in tempo utile. Scusa, chiedo un primo piano a questa prima pagina, scusa A chi vado, Antonio? Antonio, a Giovanni o a Roberto? A Roberto, a Giovanni o a Antonio? Qui, eccolo lì. Ah, che bello. Sì, il primo è stato dedicato... A fiducia, fate un applauso per la dedica. No, questo... Adesso, diciamo perché... Emiliano, mio figlio, è la dedica. Sì, e il primo è dedicato invece a mia moglie. Prego. Infatti era scritto a Liliana, mia moglie, nel primo. Scusa, di voglio tua moglie... Eccolo qua. Sì, sì. Questa lettera è una... te la riassumo, una lettera ovviamente. Reale, sì. No, è una mail firmata, ho a casa, eccetera. Mi domanda questo signore come ho fatto a essere così preciso, addirittura non al giorno in cui è avvenuta una certa cosa, ma addirittura all'ora. Se io dico, alle 13 andai lì e c'era quella persona lì, gli ho risposto che ho potuto farlo perché io ho conservato, fortunatamente per me, tutte le agende dal 55 a oggi. Bellissima abitudine. Per cui... quando mi è servito di sapere appunto quel determinato episodio, quando è nato, in che momento, che giorno, che ora, che mese, che anno, io non ho fatto altro che prendere l'agenda, scrivere quell'episodio e ovviamente sottolineare la pubblicazione della pagina dell'agenda in modo che quello che è riportato qua fosse scritto, per esempio, ecco qua, questa è una pagina dell'agenda dove c'è un... Ti posso chiedere una cosa? Qual è stato l'appunto o il ricordo che ti ha emozionato di più nel raccontarlo? Guarda, del primo sicuramente il mio contatto con Mario Riva. Sì, io ho avuto un contatto... Scusa, posso dire prima, perché io so che magari è talmente esagerata la cosa che è successa, perché tu non eri ancora famoso come cantante, e arrivarono tipo 20.000 lettere, no? Esatto. Perché Mario Riva, proprio intellettualmente, come si dice, si prese una cotta intellettuale per questo signore, e quindi cominciò a parlare di lui, cominciò una corrispondenza che divenne pubblica, e il povero postino del tuo paese non ce la faceva più, t'ha quasi odiato, perché ogni giorno arrivava con i sacchi di lettere a un quasi sconosciuto, perché era all'inizio. No, ero letteralmente sconosciuto. Letteralmente, qui 20.000 lettere a uno sconosciuto, vuol dire che questo è grave, è difficile farsela perdonare. No, ma è meravigliosa la cosa, perché... Bella davvero, perché Mario Riva, per chi lo ricorderà, aveva una rubrica di posta su... Musichiere, sul Musichiere. E io in qualche modo l'ho truffato, fra virgolette, perché un giorno gli ho scritto una piccola lettera, non firmandola io, ma scrivendola io, ma mettendo il mittente a nome di un mio carissimo amico. Dicendo appunto in questa lettera, dicevo, noi siamo il club del Merlo e come tutti i club che si rispettano abbiamo anche noi il cantante di rock and roll, si chiama Agathon e noi vogliamo che si conosca dappertutto perché è bravissimo, eccetera eccetera. E nel contempo ho legato a questa lettera una piccola foto, grande quanto un francobollo, cioè la foto era misura normale, ma Mario Riva le metteva nello frontespizio delle lettere, la riduceva a un piccolo francobollo. La caratteristica di sta foto era che io in quel periodo facevo del canottaggio e facevo del culturismo, mi ero fatti i pesi col cemento, insomma, inventavo delle cose, eccetera, eccetera. Scusa, è vero che quando hai visto Ercole e coso ti sei sentito un po' Steve Reeves? No, è lì che e io ero magro come un fuscello, santo cielo. E allora capii che facendo queste cose, però non avevo denari per comprare i pesi, eravamo nel 55-56, me li creai da soli, con i barattoli di tonno vuoti, ci mettevo il cemento dentro, poi un manico di scopa in mezzo, e appena prendeva presa rapida lo giravo e mettevo l'altro barattolo uguale, e quindi facevo un bilanciere di 10 kg, di 20, e due manubri altrettanto, eccetera, e quindi mi ero fatti i pesi da solo. Quindi ramavo in barca e facevo questa specie di canottaggio.
facendoci delle fotografie lì dove andavamo a remare, mi ero fatto una foto a torso nudo e quindi io avevo acquisito un fisico. Lì, mi pare. Esatto, sì, sì. Avevo acquisito un fisico, insomma, abbastanza. Che potevi fare le fatiche, però lì, le fatiche d'Ercole. Sì, sì. Avevo, mi ero rifatto un bel fisico. E in jeans, con questo torso nudo, lui mi mette questa foto. E mi prende anche un po' in giro nella risposta, dice dite ad Agatha smetterla di trattenere il fiato perché abbiamo visto che ha un bel fisico, gli dicevo. Quindi, da quel momento all'indirizzo mio, perché sotto era firmata sì Graziano Pagni, che ma era poi c'era il tuo indirizzo. Amico, ma c'era il mio indirizzo, sì. Evidentemente. Mi sono arrivate, hanno cominciato ad arrivarmi una roba tipo 500-600 lettere alla settimana. 500-600 lettere alla settimana, io manco avevo ancora aperto bocca e tutti mi chiedevano quando canti e dove sono i dischi, mi mandi una foto e mi mandi qui e mi fai là. E io da quel momento in poi ho cominciato ad avere una corrispondenza fissa con Mario Riva, il quale mi prese in simpatia, cominciò non solo a rispondermi attraverso il giornale, ma a scrivermi anche personalmente. Prima o poi sicuramente ci saremmo anche visti di persona, purtroppo ahimè il 21 agosto, il giorno del mio compleanno, lui cadde in una buca. Mi ricordo quel giorno, mi ricordo che era una diretta televisiva, sì. Allora per chi magari non per colpa sua fosse nato troppo recentemente e non sapesse bene chi fosse Mario Riva, è stato, io credo di poter dire, il più amato tra i conduttori, sì. Aveva questa sua bonarietà, non solo, io non sono romano, ma io credo che Mario Riva abbia rappresentato la migliore romanità, perché aveva veramente quel cuore in mano, quello sottolineato da Anna Magnani, da Gabriella Ferri, eccetera, e questa sua naturale amabilità. Bonomia, con tutti gli ospiti. Sì, proprio. Comunque era, Franco, l'avvenimento era il Festival del Musichiere a Verona, sì. Dove lui organizzava questo Festival e del Musichiere. E chi lo sostituì poi dopo la caduta? Ma questo non lo so. Ah, io lo so! L'ho fregato, Miranda Martino. Ma non si può... Mi sembra, non vorrei aver sbagliato. No, ma mi sembra proprio così. Comunque in sostituzione lui... di Mario Riva interviene... Che era una delle cantanti in gara, tra l'altro, Miranda anche Martino. Anche una delle nostre preferite. Dieci Miranda giorni Martino. Dopo questa disavventura, purtroppo morì. E io, in quel periodo c'erano le Olimpiadi, mi ricordo, a Roma, appunto, nel 60, e io avevo deciso di smettere, perché, sì, perché senza di lui mi sentii perduto, insomma, ero convinto che lui prima o poi mi avrebbe veramente aiutato ad emergere. E avevo deciso di smettere, sai perché ricominciai? Ebbi di nuovo la forza di ricominciare? Perché Livio Berruti vinse i 100 metri, i 100 metri piani, e questo entusiasmo quando lui tagliò il filo di lana della gara, appunto, arrivando primo, io con questo grande entusiasmo mi caricò di adrenalina al punto che decisi di continuare, di voler anch'io riuscire e dedicare questa riuscita, qualora ce l'avessi fatta ovviamente, a Mario Riva. Proprio lui, che dall'alto continua a godere delle tue canzoni, e anche di quelle nuove. A portarlo qua nel cuore. Dedichiamo a lui allora il debutto di questa presentazione. Più che volentieri. Ho ascoltato vari brani, ce n'è uno in particolare che parla dell'amore che non ha età, perché è una scemata quando si dice l'amore 18, l'amore 50, l'amore è l'amore. Che quando si impadronisce di noi, quando uno lo sa raccontare, lo racconta come fa Don Bachi in questo brano tratto da questo Repetita Juvent, da questo Il mestiere delle canzoni, il primo brano. Candida. Si può fare Candida? Sì, come no. Si può fare? Bene, Candida. Di nome e di fatto, non certo. Mi pare di poter dire. Però me ne fai cantare qualche un'altra. Ci mancherebbe. Sì. Devi. Una per Mario Riva, una per loro. E l'altra per tutti noi, minimo, poi vediamo. Posso staccare il telefonino, non vorrei che cantasse insieme a me. Io non con discrezione stavo per fare... No. Capita, questo è il bello, come si dice? Il bello della diretta. Quella frase in nome della no, quale... Ancora non è accaduto nulla, ma sì, prima sì. Che accada, insomma, ecco che lo va bene, lo allora, come si diceva una volta, di Don Bachi e Don Bachi, di Caponi. No, è vero, è tutta tua, vero? Sì, sì, sì. Tutta sua. Tutte le dall'album canzoni. Il mestiere delle canzoni, bello. Per le canzoni e anche per come è confezionato il tutto, Don Bachi presenta quindi praticamente in anteprima questo suo brano
che ha per titolo Candida.